Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video vedremo insieme alcuni tips che ti serviranno per ottenere più views sotto i tuoi Instagram Reel. Quindi, se vuoi sapere come fare, mi raccomando, rimani fino alla fine. Primo tip per ottenere più views sotto i tuoi Instagram Reel è quello di utilizzare dei suoni popolari. Quando molti utenti interagiscono con una tipologia di contenuto con un determinato suono, Instagram, vedendo che questa tipologia di contenuto viene prediletto, diciamo, dagli utenti, farà in modo che vengano visti altri contenuti con quello stesso suono di sottofondo. Creerà quindi una specie di catena di reel che si susseguono e che sono simili, diciamo, per contenuto e anche per suono. Il mio consiglio quindi è, quando ti trovi davanti a video che vedi essere spesso ripetuti, che presentano lo stesso suono di sottofondo, salvali e prendi nota. Se vuoi essere sicuro che questi suoni siano effettivamente popolari, non ti resta altro che andare semplicemente a cliccare sul suono stesso e vedrai tutti i video che sono stati registrati con quel suono di sottofondo. Se vedrai che effettivamente tutti i reel che hanno quel suono di sottofondo hanno ricevuto un tot di visualizzazioni, bene, vuol dire che quel suono è effettivamente popolare e che è consigliabile utilizzarlo per la creazione dei propri contenuti. Sappi che comunque di default, anche quando registri un video, se vai a scegliere la musica da inserire, Instagram ti mostrerà per primi i suoni più popolari, quindi già lì avrai una libreria di suoni che sono più utilizzati e soprattutto sono maggiormente di moda in quel momento. Secondo consiglio che ti voglio dare per ottenere più views sotto i tuoi Instagram Reel è quello di creare dei contenuti che siano in nicchia. Quando si pensa a un Instagram Reel si pensa a un contenuto virale, si pensa a un contenuto di intrattenimento, si pensa anche a un contenuto magari non troppo studiato. Bene, non c'è cosa più sbagliata di questa. Creare un contenuto Reel solamente perché lo si pensa popolare, emulare quelli che sono i contenuti di tendenza, ma se sono completamente al di fuori di quella che è la nostra nicchia, abbiamo sbagliato il tiro. È molto importante infatti scegliere anche qui dei contenuti che possano essere rilevanti e interessanti per la nostra target audience. Piuttosto, quando vedi un contenuto virale, un Instagram Reel molto popolare, cerca di prendere quel contenuto e rielaborarlo nella tua chiave personale, rielaborarlo per poterlo regalare alla tua nicchia e dargli un contenuto di valore. Quindi punta di più sulla qualità del contenuto, sulla specificità del tuo contenuto, quindi assicurati sempre che tutti i tuoi contenuti vengano fatti pensando alla tua target audience, che quindi siano nella tua nicchia e che non siano solamente contenuti tanto per fare e tanto per provare ad andare virale, perché nel lungo periodo questo è quello che ti penalizzerà più di tutto. Se invece creerai una serie di reel che daranno vita quasi a una miniserie estremamente in nicchia con quello che è il tuo profilo, vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare. Terzo consiglio che ti voglio dare per aumentare le visualizzazioni sotto i tuoi Instagram Reel è quello di utilizzare gli hashtag. In realtà gli hashtag, e spesso mi trovo a dirlo e a testarlo, non sono così rilevanti per quanto riguarda gli Instagram Reel. Infatti i Reel ad oggi funzionano con un algoritmo completamente a sé stante, completamente a parte, e all'interno della piattaforma trovano proprio un posto riservato a loro. Per questo motivo gli hashtag in questo caso non servono tanto per farci trovare nell'immediato, ma possono aiutarci invece a darci più visibilità in un secondo momento. Infatti, a proposito dell'algoritmo dei Reel, i Reel, a differenza dei post Instagram, ricevono visibilità anche nel lungo periodo, quindi non solo nel breve periodo, nelle prime 4 ore esempio dalla pubblicazione, ma anche dopo settimane. Mi è capitato infatti di recente di avere dei contenuti che magari all'inizio andavano mediamente bene e dopo qualche settimana diventavano virali. Quindi sono contenuti che ti danno visibilità anche nel lungo periodo e in questo gli hashtag ci possono aiutare. Come scegliere gli hashtag giusti? Anche qui non c'è una regola precisa. Quello che ti voglio però consigliare è di scegliere anche qui hashtag estremamente di nicchia, quindi hashtag estremamente specifici per quello che è il tuo profilo. In questo modo Instagram riuscirà a categorizzarti, infatti sta facendo ultimamente dei cambiamenti anche per quanto riguarda la SEO della piattaforma stessa, quindi la ricerca
l'ottimizzazione della ricerca all'interno della piattaforma, per cui andando a inserire degli hashtag estremamente di nicchia, Instagram riuscirà a capire di che cosa ci occupiamo e a mostrare il nostro contenuto a persone che possono essere realmente interessate alla tipologia di contenuto che proponiamo. Per cui scegli 10 hashtag da utilizzare sotto i tuoi Instagram Reel e ovviamente cerca di variarli anche nel lungo periodo. Quarto consiglio per ottenere più views sotto i tuoi Instagram Reel è quello di utilizzare le parole chiave anche all'interno della didascalia. Instagram ha recentemente implementato la ricerca per parole chiave, come ti ho anticipato poco fa. Questo significa che in alcuni paesi Instagram sta compiendo i primi passi per passare da essere un social network a un robusto motore di ricerca. Cerca quindi di inserire nella tua didascalia delle parole chiave che possano raccontare e spiegare quello che è il contenuto stesso che andrai a spiegare all'interno del Reel. Per esempio, se nel tuo Instagram Reel spieghi come creare dei contenuti Instagram, potresti iniziare la tua didascalia scrivendo: come creare contenuti Instagram di successo. Questo ovviamente ti servirà per posizionarti e far capire a Instagram esattamente qual è la tipologia di contenuto che si trova all'interno del tuo Instagram Reel. Quinto consiglio che ti voglio dare per aumentare le visualizzazioni sotto i tuoi Instagram Reel è quello di utilizzare la funzione Remix. Come sappiamo, ogni volta che la piattaforma introduce una nuova funzione, vuole spingerci a utilizzarla. I Remix sono uno degli ultimi aggiornamenti fatti dalla piattaforma dei Reel, per questo ti consiglio di utilizzarla. La funzione Remix ti consente di creare delle specie di duetto con altri creator, quindi tu potrai in pratica selezionare il video che preferisci di uno dei tuoi creator preferiti, cliccare su Remix e a questo punto il tuo schermo dell'Instagram Reel si dividerà in due. Da una parte avrai la possibilità di vedere te e registrare quindi il tuo contenuto, dall'altra parte avrai la possibilità di vedere il contenuto del creator che hai scelto, quindi il video che hai appena selezionato. Facendo partire la registrazione del Reel avrai la possibilità di emulare quello che è il creator e creare quindi il suo stesso balletto, il suo stesso contenuto. Per cui è veramente una funzione che uno può aiutarti a creare dei contenuti diversi quando appunto non hai idee, due è appunto interessante, nuova e potrebbe aiutarci ad avere maggiore visibilità. Ora, prima di passare al sesto step, ti voglio ricordare che se ancora non l'hai fatto ti devi assolutamente iscrivere al mio webinar gratuito. Il mio webinar gratuito di 90 minuti ti insegnerà come creare, crescere e monetizzare una pagina Instagram con successo. Quindi se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, clicca nel link che trovi in descrizione e iscriviti subito. Sesto consiglio fondamentale che ti voglio dare per aumentare le views sotto i tuoi Reel è quello di inserire delle caption. Cosa vuol dire? Soprattutto quando un Reel è parlato, ricorda che molti utenti è molto probabile che lo vedranno senza l'audio. Per cui ricordati di scrivere mano a mano che le scene cambiano nel tuo Reel, scrivere quello che stai dicendo. In questo modo anche chi non ha la possibilità di accendere l'audio potrà capire esattamente che cosa stai dicendo e di che cosa parla il tuo Instagram Reel, seguendo così il tuo contenuto e eventualmente lasciando il like o il salva. Questo quindi è molto importante, sia come l'inserimento delle caption nell'Instagram Stories, allo stesso modo anche qui abbiamo bisogno di descrivere quello che è il contenuto audio. Ti consiglio di inserire le tue caption nella parte centrale del tuo Instagram Reel, quindi non troppo in alto né troppo in basso, perché altrimenti quando andiamo a pubblicare il Reel anche nel nostro feed, le persone che lo vedranno in home page non riusciranno purtroppo a visualizzare l'intero contenuto. Invece, mantenendo le nostre caption in questa sezione centrale, riusciranno a consumare il contenuto anche dalla propria home page e non per forza entrando nella piattaforma Reel. Settimo consiglio fondamentale per aumentare le views sotto i tuoi Instagram Reel è quello di fare dell'editing speciale. Ad oggi in realtà la piattaforma di Instagram non è ancora settata per creare chissà quale editing nei nostri contenuti. TikTok per esempio in questo caso è molto più avanti, ma possiamo utilizzare delle applicazioni esterne come ad esempio InShot, è quella che io ti consiglio, che ci permette di inserire delle transizioni speciali, degli effetti speciali a livello proprio di filtro, ci permette di aggiungere degli sticker, delle scritte. Quindi il mio consiglio è registrare Reel all'interno della piattaforma, ma poi esportarlo e andare a fare l'editing di rifinitura all'interno di un'app esterna come InShot, che è gratuita e ti permette veramente di avere tantissime funzioni a tua disposizione. Questo perché ti aiuterà a rendere unico il tuo Reel,
a diversificarlo rispetto agli altri e quindi avere anche qui una spinta ulteriore da parte dell'algoritmo. Ricordati che più il tuo reel è fatto bene, tra virgolette, intrattiene le persone, più è probabile che gli utenti rimarranno a guardarlo, lo consumeranno anche più di una volta, lo salveranno e lo condivideranno ai loro amici. Se invece il tuo Instagram reel non dice niente, mi dispiace, ma purtroppo rimarrà un contenuto che magari otterrà comunque un po' più di visibilità, ma che non esploderà. Ottavo consiglio che ti voglio dare per ottenere più visualizzazioni nei tuoi Instagram reel è quello di essere costante. La costanza è una cosa che spesso viene sottovalutata da troppi utenti, ma ti voglio già avvisare che se tu non sarai costante, se tu non creerai un piano di lungo termine per la creazione dei tuoi contenuti su Instagram, è poco probabile che riuscirai comunque a ottenere, diciamo, i risultati sperati. Gli Instagram reel, esattamente come un qualsiasi altro contenuto, hanno bisogno di tempo. Non puoi aspettarti di creare un reel oggi e ottenere già grandi risultati domani. Quella può essere una variabile che non è in nostro controllo. Ad esempio, può essere che comunque tu riesca a creare un contenuto talmente virale che ti porterà a esplodere nel giro di 48 ore, ma io non credo in queste cose. Quindi, quello che invece penso è che la costanza ripaghi sempre. Più contenuti reel creerai, più contenuti reel butterai sulla piattaforma, più possibilità avrai di essere trovato da nuovi utenti. Anche perché ho scoperto di recente che Instagram tende a consigliare i tuoi contenuti, ovvero una volta che un utente è finito sul tuo contenuto, l'ha consumato, magari l'ha salvato, ha messo mi piace, non ti ha iniziato a seguire, è probabile che si troverà un altro tuo contenuto in esplora anche successivamente, perché appunto Instagram tende a consigliarlo, perché ha visto che è stato gradito già in precedenza. Per cui più contenuti crei, più possibilità hai di ampliare questa specie di ragnatela che ti porterà ad avere sempre più visibilità. Nono consiglio che ti voglio dare per ottenere più views nei tuoi Instagram Reel è quello di utilizzare una call to action finale. È molto importante cercare di creare delle interazioni, cercare di coinvolgere il nostro pubblico anche in un contenuto come il Reel. Per farlo puoi utilizzare degli outro che si trovano apposta su Canva, quindi puoi creare delle call to action personalizzate da inserire alla fine del tuo video, oppure semplicemente scrivendo la call to action in fondo al tuo video. Per call to action intendo inviti all'azione, quindi alla fine del tuo video chiedi alla tua audience di fare un'azione nei tuoi confronti. Può essere per esempio: lasciami un commento se ti è piaciuto questo contenuto, oppure iscriviti al mio webinar se vuoi scoprirne di più su come crescere su Instagram, oppure ancora seguimi per altri consigli sul mondo di Instagram. La scelta, diciamo, è tanta, però è molto importante creare delle call to action. Questo farà sì che la tua audience interagirà col tuo contenuto o con il tuo profilo e quindi aumenterà anche lì, ti darà la possibilità di ottenere più visibilità. Per cui importantissimo, call to action alla fine dei nostri Instagram Reel. Per questo video su come ottenere più views sui tuoi Instagram Reel è tutto. Io spero che ti sia piaciuto, fammelo sapere con un commento qui sotto. Mi raccomando, poi se non ti sei ancora iscritto al canale, lasciami un bel mi piace e iscriviti accendendo la campanellina. Prima della prossima settimana ti voglio invitare a guardare questi due video qua che sono sicura ti possono interessare, e noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana. Ciao!